parte artistica che spacca. Abbiamo con noi oggi, non so, lo vuoi prendere? No, lo presento io perché ho letto il nome, e ho letto il nome, lo conosco di fama, e ho detto, ma come hai fatto a prenderlo, a portarcelo fame, fino a qua? Abbiamo Sergio Casabianca. Ciao, chi è ciao, Sergio ciao. Casabianca? Ciao, prima di tutto. No. Ciao, ciao ragazzi, com'è? Qui vedo che qui il vino scorre il fiume. Mamma mia, sì. Mi sembra più una tavola apparecchiata, questa, perché è un... ma noi siamo, sai, la nostra trasmissione parla di quello e... Vabbè, sì, poi sì. In Romagna, insomma. Sì, vino, esatto. Vino, no? È il vino che è testimone delle nostre chiacchiere. E poi più andate avanti, più testimonia di più. Le nostre verità e anche bugie, insomma, che vanno smascherate poi piano piano. Allora, chi è Sergio Casabianca? Sergio Casabianca è un riminese doc che è nato nelle campagne di Rimini. A Vergiano. A Vergiano, ecco. Vergiano, questo paese che io, tra l'altro, nello spettacolo che sto facendo, lo paragono a Milano. Sì, però con Ano. Sì, esatto, e dico, tra Milano e Vergiano in comune c'è solo l'Ano. E mi piace raccontare questa cosa qua. E quindi, nasco nelle campagne di Vergianesi, in questa bella comunità nella periferia di Rimini, dal lavoro sono passato alla musica, perché come scelta di vita, dai, così, no? Sai, quelle cose un po' pazze, un po'... Sì, sì, però un po' è unita anche al mondo anche dei viaggi. Ti piace anche molto viaggiare, mi sembra. Ma guarda, i viaggi ne ho fatti abbastanza. Il viaggio più importante, tanto ormai si sa, sì, è quello che è stato fatto in Cambogia, dove poi è nato questo progetto che, tra l'altro, è alla conclusione. Nell'estate che verrà daremo appunto la fine di questo progetto, che ha visto una cosa bellissima, la realizzazione di questo centro in Cambogia per ragazzi, e quindi una bella soddisfazione, insomma, per questo viaggio. Poi abbiamo fatto altri viaggi, ma il primo viaggio in Cambogia è stato più o meno 7 anni fa 8 anni fa. Poi dopo sono andato in Cambogia, sono andato per 6 anni di fila, 7 non mi ricordo, però prima poi ero stato, insomma, ho girato un po' il Sud America, un po' l'Europa, un po' di cose. Non è che abbia viaggiato tantissimo, sì. Con la testa invece, ragazzi, viaggio che è una meraviglia. È un viaggio infinito, mi sto rendendo conto di questo. E non ti fermi mai. E il vino ti aiuta, oltre aiuta a far cantare e far viaggiare anche il vino. Vabbè, no. Poi la testa diventa come l'Hotel California. California. Esatto. Ma con che cosa sei venuto? Io non... Questo è uno strumento a corde che si chiama chitarra o chitarra. Chitarra. Tipico della Cambogia. A Pesaro dicono l'instrument al kudling, il kudling. E quindi se te lo sei portato dietro. Me lo sono portato dietro, che ormai è il mio, come dire, il mio compagno di viaggio, il mio grande compagno di viaggio ormai da un po' di anni. Ma quell'affare lì suona? Suona. Sentite? Suona. Allora, è uno strumento musicale che si chiama chitarra. Esatto. E che Sergio Casabianca. Esatto. Lo fa suonare? Lo faccio suonare. Volete sentire qualcosina? Vogliamo fare una cosina, magari? Sì, facciamo, sai, noi normalmente mandiamo un brano musicale, no? Un bel video. Invece non mandiamo il video. No, mandiamo Sergio Casabianca. Esatto. La voce la usi anche per cantare? Oppure la uso anche per cantare. Guarda che, allora abbiamo uno scoop. Abbiamo Sergio Casabianca che ci omaggia del primo brano musicale della serata. Sì. E lo suona con la chitarra, con lo strumento lì, e la canta con la voce. Sergio Casabianca, cosa ci presenti? È un omaggio al vino, guarda, una cosa romagnola, un omaggio al vino, è un gioco. Vi presento un gioco che è la storia di un santo bevitore. Uh-huh. E sulle note di una grande canzone di Battisti canta questa cosa qua che vi faccio ascoltare. Noi ti vogliamo già bene. Perfetto, io ve ne voglio a voi. Immaginate quindi un bel santo bevitore che ci ha tracannato giù di brutto, e allora arriva e fa: le grosse sbornie, gli occhi lustri e poi le nostre pance gonfie, il vino brilla sulle guance tue, e il naso è ancor più rosso, tocco romagnolo. Ricordate quella volta che andammo tutti a Pugliano? E infatti la gata dura da 3D, o se e infatti fa di garvecchesa. Questa è Romagna Viene, sì, bella, che bella, dice bella. Oh vino nero, vino nero, vino nero,
acqua proprio noi non ne vogliamo sapere. Oh vino nero, vino nero, vino nero, di acqua proprio noi non ne vogliamo sapere. Na, 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 na. E via la canzone come così. Grande Sergio, grande Sergio. Ho le lacrime agli occhi. Ho le lacrime perché, agli hai bevuto, occhi. Perché hai bevuto tanto? No, no, perché sono commosso. Sono, le citazioni sono... ti colpiscono, ti fa sanguinare un po' il cuoricino. questo è un grande salotto. In questo momento è un grande salotto, un grande evento, vero con Sergio? Sì, assolutamente. E diciamo che è il momento migliore, diciamo, che rappresenta l'arte in tutto. Nel nostro panorama della puntata. Beh, l'arte è una parola grande. L'arte è una parola grande. Sì, sì, sì. No, no, guarda che sono quattro lettere. Art. E poi in inglese sono tre, quindi è anche a volte. Non è art, perché art mi sembra che sia braccio. È vero, è vero. È vero. Allora, cosa fa Sergio Casabianca? Non con la chitarra, ma per vivere. Questa è una gran domanda. Allora, è un po' che me lo chiedo anch'io. Cosa posso fare per vivere? No, a parte gli scherzi, dai. Ho tentato la strada della musica e fortunatamente sto lavorando tanto. Musicalmente ho fatto diverse cose, teatrali, musicali, concerti. Adesso sto lavorando con uno spettacolo. Il tuo ultimo evento, sì, che lo fai fine aprile. Sì, lo faccio il 24 di aprile al Teatro Rosa Spina di Montescudo. Bel teatrino, bellino, molto, piace, molto, molto carino. Molto carino. Sì. Con questo pianista molto molto bravo che vive nelle... io lo prendo in giro, gli dico stai nei greppi proprio perché vive a Pennabili. In realtà è un posto meraviglioso. Sì, no? Bellissimo. E poi è una zona magica, soprattutto per l'arte, sembra strano. Sì, per l'arte e anche per me non a caso diciamo fatto un monastero buddista, un piccolo monastero, perché lì un po' nella filosofia anche un po' taoista hanno, sono stati in Cina, hanno queste cose molto simili, insomma. Sì, 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 no, ma è un posto che, come dire, ispira molto la meditazione, tra l'altro, o la spiritualità comunque, anche perché sei lontano dalla città e puoi sfogarti. Quindi con lui faccio questo spettacolo, un bravissimo pianista, si chiama Samuele Rossini. Lo salutiamo. Cioè, ciao Sammy. Sammy, detto Sammy, è matto come un cavallo, ragazzi. Lo chiamo, lui è quello delle battute fredde, sai, quelle cose che non fanno che ti ridere, lasciano di stucco. Sì, di più, e ride solo lui, dentro, tra dentro. L'altro. lo vogliamo avere come ospite. Lo porteremo col pianoforte. È pianoforte, e dice, fai da buone. E niente, con lui adesso stiamo facendo, facciamo questo tentativo di, siccome la gente va sempre meno a teatro, visto che parlate d'arte, questo è grave, sì. Un po' la crisi, ma secondo me non è la crisi, è più una crisi esistenziale per cui la gente non va più in teatro, perché ci siamo arresi, perché io amo dire proprio che negli spettacoli, no, adesso tu dove ti giri è un casino, guardi in televisione tutto falso, guardi i governi e tutti rubano, guardi nel mondo anche della chiesa e in televisione ti fanno vedere forse quasi solo la parte più brutta, no, di queste cose qua, e dove ti giri, quindi la gente è un po' depressa. E invece l'arte è una cosa importante che aiuta a sognare. Io penso che i sogni siano una cosa fondamentale e sorridere sia una cosa molto importante. Nell'ultimo spettacolo, ma anche un po' vedendo anche degli altri, insomma, che poi ti seguo, e ho visto che in qualche modo hai questo approccio un po' filosofico, un po' da Piccolo Principe, nel senso che cerchi di utilizzare le cose semplici per spiegare e comunque far capire che non ha senso avere degli atteggiamenti o comunque prendere le situazioni nel peggior modo. Guarda, io è una cosa che viene con l'esperienza, no? All'inizio ero più, come dire, molto più istintivo, adesso vedo che invece, come dici tu, bisognerebbe prima un attimino ragionare e mi rendo conto che le cose semplici sono quelle poi che arrivano più in profondità. Ci siamo un po' dimenticati delle cose semplici. Io negli spettacoli cerco di ricordarlo e soprattutto cerco di far sorridere un po' le persone e le faccio pensare, perché ci sono delle canzoni anche che hanno delle parole un po' più, come dire, profonde, e altre invece che sono, cioè mi diverto, è un gioco, capito? Quindi
Allora adesso le voglio sentire. Quale? Quelle serie o quelle da gioco? Ma no, quelle che non sono serie, ma quelle che usi le parole profonde. Quindi mi devi stupire con la voce, con le canzoni. Guarda, aspetta, com'è che si chiama quella cosa? Questa è chitarra. Ah, ok. Chitarra. Ciao, piacere. Guarda, sulle cose profonde ti posso dire solo una cosa: dove la chitarra la possiamo usare proprio in maniera presente. Queste cose molto leggere, no? E immagina un anziano, e magari che ha anche bevuto un po' di vino, e che ricorda, che vede questo mondo con nostalgia, vede tutto lo schifo che c'è intorno. Allora, lui invece è un onesto, faceva i contratti ancora con le mani, e tutti gli dicevano, quaion. E lui, quando era bambino, quaion. Questa parola, cos'è quaion? E allora questo qui invece racconta in modo un po' dietro il suo bicchiere di vino e dice una cosa tipo, quando ero solo un bambino, la gente si divertiva con poco. Bastava un legno, un sasso, una scheggia per dare vita ad un nuovo gioco e con le foglie di vita e di rami mi costruivo sempre una tenda e il pomeriggio portavo gli amici e si faceva tutti merenda. C'era chi aveva il succo di frutto, il panino con la cioccolata, io portavo un toscano intero, due barattoli di marmellata. Dicevo mio nonno, l'ho portata per tutti ed ero felice, felice da bon. Lui mi guardava con gli occhi brillanti e mi diceva, c'è proprio un guaion. E poi dice ancora, ma se cleste guaion, le un rascu se ingrasè, una pala classe gonfia e cleste per ciupè, le fatiga da spiche, le no, un modi a di, le una roba clas fanas e clas far morì, ad quai un mastemon, uine da impini sec, mo da bon se clen guaion, tal savresto quan ci vec. Questa è la parte, diciamo, un po' più poetica degli spettacoli. Invece la parte più ironica, non lo so, io nei spettacoli porto anche questa signora Cesenate, che abita nel Cesenate, che è la signora filippina che ama fare le ricette per i, come dire, per i mariti che non sono più focosi come una volta. E ha una voce tipo, buonasera signori, c'ho il mio marito quinto che non va più niente da fare, mi tocca darci altro che il peperoncino, quello lì, ci tocca mettere gli stecchetti di qua del gelato Motta, hai presente? E poi ci dà il giro col nastro e allora rimane dritto, c'è una niente. Questa signora che gioca un po' con queste cose. Ma dov'è, no? Che fai per l'ispirazione? Hai dei pusher particolari, inteso, no. Che hai dei personaggi con cui ti ispiri, che tu vedi? Sì, mi piace guardare, a me piace molto guardare, e quindi mi fermo a osservare la gente che va al bar, io amo guardare il nonno, la nonna, ho dei ricordi di quando ero ragazzino, capito? Quindi mi ispiro a queste, no? A queste persone, quindi da lì ne traggo poi le storie, ecco, così, le storie che poi metto su carta e che scrivo. E quanto ci vuole, inteso? Questi sono i tuoi punti di riferimento con cui tu sei cresciuto e poi tu ti sei anche sviluppato? Assolutamente il nonno. Questa mentalità un po', se vogliamo, del dopoguerra. Io ho avuto la fortuna di avere dei nonni molto molto allora, da parte del padre e da parte della madre, no, i nonni sono. Uno era un santo bevitore e quindi era uno di quelli che proprio alla Morelli, non so, sì, come dire, quelli che arrivavano alle osterie, adesso non è come adesso che ci sono enoteche, assaggi come adesso, una volta c'era il vino, semplicemente il vino nelle osterie, fatto in casa, pestato coi piedi, e si era scritto nelle osterie una volta con l'oste ancora col pancione grande, vendo vino al minuto, no? Nelle osterie c'era scritto vendo vino al minuto, perché sai, non era, si prendeva. E mio nonno entrava nel bar e diceva sempre, oste, un vino a mezz'oretta, perché cioè, ci giocava con queste cose. Ecco, d'altra parte invece il nonno che invece mi diceva di vivere la vita piena tutti i giorni, soprattutto in modo onesta, e di, come dire, di viverla, di non pensare troppo a domani e di non prendersi troppo sul serio, perché la vita è un passaggio, e mi diceva, insomma, soprattutto l'onestà, però di cercare di incontrare tante persone, di parlare e di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno ma in mezzo vuoto. Questo è un ricordo che, come dire, nei momenti un po' difficili mi solleva sempre molto. Io faccio fatica faccio fatica a vederlo mezzo pieno, sinceramente. Sì, bisognerebbe versarlo a te per fartene mezzo pieno. In questo momento ho un problema, mi passi quel bicchiere lì che è un pochino che un più, po' ce n'è ancora, è un pochino un po' più mezzo pieno, ecco. Ma ci puoi regalare un pezzo dove poter anche, non so,
la prima volta l'ho ascoltato appunto Lucio Dalla, sì, di cui sei molto bravo, perché probabilmente hai, sei cresciuto un po' con lui, forse, probabilmente. Beh sì, perché mi piace imitare, quindi voglio dire, ascoltando e guardando, quindi vai anche, cerchi di andare, di capire anche i movimenti delle persone, se non la voce, insomma, soprattutto i movimenti, perché le voci sono, insomma, non sono così bravo, però. E allora, insomma, Lucio Dalla è una persona che a me è piaciuto molto. È piaciuto molto. Sì. E allora lo omaggio con delle cose che, o fai delle cose tipo, che sono molto, no, per stare, se io fossi un angelo, chissà cosa farei. Alto, biondo, invisibile, che bello che sarei. E che coraggio avrei. E lui qui è magico. Oppure, sai, fa con di sai le sue cose, no? Sì, sì. Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare. Parlava un'altra lingua, però sapeva male. E quel giorno lui prese mia madre sopra un bel prato. L'ora più dolce prima d'essere ammazzato. Sai, queste cose mi piace. Mi piace prenderle. Sì, 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 mi piace molto giocare con i personaggi. Poi non c'è solo Dalla, no? Cioè, sì, nel tuo spettacolo teatrale, cosa, dov'è che individui cosa metterci dentro, insomma? Tu adesso proprio partirai con la tournée estiva. Sì, a me, io sono legato un po' anche al vecchio avanspettacolo, no? E quindi, come dire, a me piace molto, è una comicità diversa da quella di oggi. Che tu lo usi per dialogare, un po' come dialogare. So che tu, insomma, nelle interviste, eccetera, ti piace che la persona che sia con te un po' ti ascolti quello che tu hai da dire, insomma. Beh, certo, è importante. È importante che uno ascolti quello di dire. Il teatro ti permette questo, perché la gente viene, paga un biglietto per guardare e anche per ascoltare, respirare l'aria del teatro, quello che hai da dire. Quindi, poi a me piace giocare. Insomma, io, Sergio, siccome devo stare dentro anche i tempi radiofonici, certo, no? Allora ci devo stare un po' dentro. E sì, adesso è il momento di lanciare un video, no? Io devo lanciare un video. Sì. Non lancio il video, ma lancio Sergio Casabianco come prima. Quindi adesso mi fai un bel pezzo. Te lo scegli tu, te lo scegli questo brano. Sei te che mi devi scegliere se mi vuoi far pensare, se mi vuoi far ridere, se mi vuoi far star bene, se mi vuoi fare star male. Quindi Sergio Casabianca in quel cavolo che vuole lui. Perfetto, vado. Notte di mare illuminata dai profumi della vita, suoni di un mondo per ricordare che la pace non è finita, fuochi nel cielo che aprono i cuori di sogni e di passioni, gente che sa regalare sorrisi sulla scia di mille canzoni, rosa il colore dipinto nel petto di una calda città incantata che tiene ben strette le tradizioni e i suoi tanti modi di dire, che ha visto milioni di amori nascere ai piedi di una serenata avvolta da una campagna che veglia e si specchia sulle onde del mare. Notte di mare illuminata dai profumi della vita e suoni di un mondo per ricordare che la pace non è finita, fuochi nel cielo che aprono i cuori di sogni e di passioni, gente che sa regalare sorrisi sulla scia di mille canzoni. Rosa è il colore di giovani allegri, di pelle bruciata segnata dal sole, di splendide storie davanti al buon vino e di giorni di festa tornando bambini, di uomini uniti nei grandi silenzi, di gesti riempiti da mille parole, di mani vissute chinate nei campi, di petti villosi di ai tanti bagnini. Yepa! Sono notti, notti di rosa, notti di amore, sono notti per aprire il cuore, quelle nostre. Notti di rosa, notti di mare, sono notti fatte per amare. Sono notti di rosa, notti d'amore, notti per aprire il cuore. Notti di rosa, notti di mare, sono notti fatte per amare. Allora, noi abbiamo l'applauso, siamo in due. Va bene, aspetta, scusa, devo chiedere alla regia. Regia, posso avere un applauso?
No, si è impegnato. Ecco, guarda, mamma mia, però. È molto finto, molto, ma ti devi accontentare. Ma va benissimo, va bene, cioè, va benissimo. Era bello quello che avete fatto voi due, comunque. Io l'ho apprezzato tanto. Te lo rifacciamo. Vai, ecco. Era più spontaneo. Era più spontaneo, sì. Allora, vogliamo ricordare un attimo dov'è il tuo spettacolo. Mi parlavi prima di Montescudo. Sì. Io, sinceramente, dopo averti conosciuto oggi, penso di venirci, anche perché c'è un ristorante di mio amico proprio lì di fianco. Quindi vengo prima a mangiare e poi ti vengo a vedere. Perfetto. Quindi voglio sapere dove, quando è. 24 aprile, che credo che sia un martedì, 24 mm-hmm. aprile, alle ore 21, al Teatro Rosa Spina di Montescudo. Tra l'altro parte dell'incasso verrà devoluto all'associazione La Goccia per il Mondo, che io, sapete, amo in modo particolare. Esatto. Sì. E tra l'altro questa associazione sta facendo delle cose molto importanti, farà dei concerti molto belli, ha fatto, sai, il concerto dei Nomadi, ha organizzato da poco e okay. Adesso a San Marino? A San Marino. Quello che è stato fatto a Rimini al Novelli, okay. E adesso faremo anche Cisco dei Modena City Rambler, verrà con noi della Goccia, forse il Banco Mutuo Soccorso, quindi insomma abbiamo dei bei concerti poi quest'estate, quindi sul sito unagocciaperilmondo.org ci saranno tutte le informazioni. Anche sul tuo sito, Sergio Casabianca? Sul mio sito, sì. Quello, qual è il tuo sito? Qual è il sito di Sergio Casabianca? SergioCasabianca.com, è molto semplice. .com, e c'è anche l'articolo di Assaggio dei Vini. Quindi se uno vuole andare a vedere cosa fa Sergio Casabianca, esatto, clicca assaggidivini.it e lo va a vedere. Mi piacerebbe, proprio un secondo solo che ti rubo, e questo spettacolo che faccio con Samuele adesso, a parte in teatro che è l'ultima, lo sto portando proprio nei pub, no? Mm-hmm. E adesso stiamo facendo tutti i sabati, a parte questo che sono a Bologna a suonare, ma dal 28, poi anche per il mese di maggio, siamo nel pub e facciamo questo spettacolo Teatro da Sport, dove presentiamo appunto queste cose ironiche, pezzi musicali. Il famoso Teatro da Sport. Vogliamo portare il teatro nel pub. Ecco. E dove lo troviamo? Oltre il 24, diciamo, il 24, porca miseria, il 24 non ci sono, devo vedere la partita. Mannaggia. Uno dice, vabbè, il 25 è festa. Il 24 come faccio? No? Il 24 non ce la faccio. Quando ti vedo, Sergio? Vieni il 28 a Roadhouse, e a parte che uno potrebbe vedere la partita, però io ti tengo sempre a dire, no? Cioè, c'è lo schermo che lì. Però, a parte quello, guardate che se uno crede veramente che il mondo si possa e si debba migliorare un po', una delle armi maggiori è spegnere la televisione. Benissimo. Poi sapete che sulla radio hanno cantato in tanti. Era un modo di dire. Allora, diciamo, io il 24 devo fare sesso con mia moglie, perché me lo dà solamente il 24 di ogni mese. Porca miseria, quel giorno c'è anche Sergio Casabianchi, no? Io ti dico, allora, cosa faccio? No, stai a casa, se te la danno una volta al mese, meglio che stai a casa. Per il 28 va benissimo. E vieni il 28, che così voglio dire. Ok, quindi il 28 a Roadhouse. E porti anche tua moglie. E porto anche mia moglie, perché tanto il 24 ormai è passato. Esatto, quindi sei tranquillo per le altre 4-3 settimane. Esatto. Vabbè, adesso tutti sanno della mia vita sessuale. È un lavoro in meno. Potevo usare un altro paragone. Porca miseria, non riesco a centrare. No, va bene, quella è una cosa come Shana, in romagna si dice clash grash, sì, robe da fare, giù. Allora, Sergio, sì, noi ti ringraziamo per aver partecipato a Saggi Divini. Ti lanciamo adesso un po' la Filippina. Per diventare amici di Sergio Casabianca. Ah, va bene, è vero, perché c'è la signora Filippina che fa. E la prossima volta ci sentiamo e vi farò sentire che cosa canta la Filippina, che è la Finarloina. E quindi la prossima volta. Assolutamente sì, e sarei assolutamente invitato. Quando vuoi. Va bene, ragazzi, è stato un piacere. Continuate a bere. E soprattutto, ragazzi, state lontani dalle televisioni, lontani dalle televisioni. Siamo in televisione in questo momento. State lontano dalle altre televisioni. Allora, ricominciamo, che così questo lo tagliamo. State lontani dalle altre televisioni. Provo a dire così, adesso vediamo. State lontani dalle altre televisioni. State lontani dai programmi demenziali. Facciamo così, va bene? Ci sono delle robe inguardabili. Cerchiamo di guardare una cosa un po' più consona. E venite nei teatri, nelle piazze, insomma, riconquistatevi la strada, che è un nostro diritto riconquistare la strada. Io ho parlato con della gente che guarda L'Isola dei Famosi e mi dice: io le guardo perché voglio vedere se riescono a morire tutti. Io credo che muoiano meglio se non li guarda nessuno. Ah, sì. Sì, un po' più lentamente, in modo un po' più, come dire,
profondo. Allora lasciamoli morire. Lasciamoli morire, direi. In senso buono, chiaramente. In senso buono. Salutiamo Sergio Casabianca, salutiamo anche tutti i nostri ospiti che hanno partecipato con noi oggi ad Assaggi di Vini. Ricordiamo Alice, ricordiamo Filippo, ricordiamo del costo del gelato, del gusto dei dolci, dei semifreddi. Ricordiamo Salvatore Molettieri, produttore, realizzatore, papà del vino che abbiamo degustato oggi. Luca Valtre San Patrignano e Sergio Casabianca con noi ad Assaggi di Vini ad Arte. Allora, ciao. Lo facciamo presentare a lui il prossimo video, il video della Filippina, perché lui lo sa presentare meglio. Ah sì sì, c'è questa signora che chiede l'amicizia, ma non è molto pratica delle cose, quindi è una signora che io porto dietro nei miei spettacoli, porto dietro si dice, quindi anche in questo teatro sporto c'è, e lei chiede l'amicizia perché adesso sapete Facebook è l'anima del commercio, insomma di tutto, no? E quindi lei non è molto, come dire, preparata, qualcuno gli fa le domande, gli dice signora deve dire così, e lei chiede alla gente di diventare amica di Sergio Casabianca e quindi lo fa nel suo modo, nel modo Cesenate, e quindi lo vedrete come fa. Alla prossima puntata di Assaggi di Vini. Salute a tutti. Signora, può andare? Sì. Cominci. Adesso. Ma che c'è che devo dire? Non mi ricordo già più. Deve chiedere le amicizie, forse. Le amicizie, va bene. Allora scusatemi, non mi però mi pagate quello che mi dovete dare. No, non era... C'è un sacco di gente qui intorno, io voglio i saldi. No, non erano gli accordi. Sì, lei mi ha detto che mi dava i saldi. Va bene, vediamo. Ma comunque se non i saldi, se ne vado via. Per favore, la paghiamo. Allora... Salve a tutti che non c'hanno delle cartucce, salve, e lasciala salve. Voi sono qui per dirvi che dovete richiedere un'amicizia. Di chi vi chiederete voi? Ecco, di chi? Della donna nella cucina? No, non è. Di chi? Lo sa, lo deve dire. Su sì, ma non mi ricordo, non mi tratti così. Comincia per S. Sergio Casabianca, ecco, la conoscete? Sì, quello lì, quello che è un ragazzo simpatico, è bravo, gentile, c'è tutto ricciolone, ma lui lì, sapete cos'è che devo far richiedere? Ah sì, l'amicizia. Voi dovete dire con questo videino, dovete mandare il video. Con questo videino. Non mi tratti così, c'è da sbattere l'acqua. No, prego. Dovete richiedere l'amicizia, cioè mandatevi. Come si chiama quel programma? Facebook. Su Facebook. Se lei mi dice un'altra parolaccia, mi rabbia. No. Se esco, lo dice qualcun altro. Le amicizie su Facebook. Facebook. Dovete mandare, invitare della rabbia, non so tutte le moderne come funziona, come si fa. Lo mandate ai vostri amici di chiedere l'amicizia di Sergio Casabianca, quel ragazzo. Ma perché? Che simpatico. Vogliamo dire perché o no? Perché quello lì fa un sacco di roba, anche troppo secondo me. Cosa fa? Gli spettacoli, sfana, canta, fa teatro, fa un sacco di roba, così mi manda gli inviti e più scelte più venite. Che un pezzo che non vengo più. Signora, per favore, noi siamo qui. Sì, però ci tenevo perché mio marito è un po' che non mi dà mica più niente, si può dire. Non si può dire. Ma che rete è questa qui? Non è una rete. Ci sono un sacco di case qui intorno, dopo mi dati i soldi. Va bene. Devo dire qualcos'altro? No, mi raccomando. Www.cliccito. E poi non lo so se sergiocasabianca.com, se volete vedere qualcosa. In che pagina? Non so, non c'ho il numero delle pagine, non so come ce n'è, adesso vado a vedere che non ci capisco. Io sono la regina delle cucine, non mi interessa le pagine. Particolare è un disgraziato quello là, eh. Che delle volte ci danno smantellare. Comunque chiedetegli l'amicizia, capito? A chi? A Sergio Casabianca. Oh, bene, adesso può salutare, signora. Ma avete fatto vedere un calore, mi sembra la pisciata d'ascia. Salute, signora Filippina, salute. Allora ci vediamo! Iscriveteci quello là, chiedete le amicizie, che più siamo e più ci divertiamo. Ci sono anch'io delle volte. Anche lei. Delle volte vengo anch'io, no? Sì. Ma cos'è quel roba? Un moscerino? Cos'è? Ma che schifo, guarda che roba. Ma cavaci con...